Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e oggi proviamo una cosa un po' particolare che non abbiamo a cui non abbiamo mai giocato, non l'abbiamo mai vista e si chiama Final Fantasy XV. Final Fantasy è una serie famosissima che io non ho giocato mai, neanche un capitolo, quindi quale cosa migliore se non partire dal capitolo 15 giustamente. Allora, vediamo un attimino questo gioco qua che vi dico lo sto provando perché l'ho trovato a 1 euro e quindi voglio vedere che cos'è, sono sincero. Famosissima questa saga, non so neanche se mi piacerà, non mi piacerà, la storia non la conosco minimamente. Credo sia un gioco, se non vado errato, del 2019, anzi adesso ve lo dico con certezza perché ho la scatola in mano. Sì, credo sia del 2019. Insomma, proviamo sto Final Fantasy, vediamo che cosa succede. Intanto dovrebbe essere tutto in italiano e la cosa già ci piace. Allora, andiamo, nuova avventura. Allora, scegli la modalità facile o standard. La modalità, se sei facile, inizierai a giocare con battaglie semplici e aiuti nei momenti critici. Puoi cambiare modalità anche in seguito durante il gioco. Allora, va bene, facciamo per ora così. Prima di cominciare a giocare, vuoi seguire il tutorial? Potrai apprendere le basi del combattimento e conoscere il mondo di Eos. Oddio. È che mi fa due palle fare il tutorial. Il mondo di Eos... Chi cazzo è Eos? Vediamo, se ci stanchiamo di fare il combattimento e lo vediamo non serve a un cazzo, lo leviamo. Se ci vediamo sto tutorial fa cagare, insomma ci annoia come quello di For Honor. Lo leviamo. Ok. Il gioco è tradotto in italiano. Non è... Cioè, non, l'audio non è italiano, eh. Cos'è questa faccia? Non dirmi. Vabbè. Questa è la sala di addestramento. Un posto che esiste solo nei tuoi sogni. Ho pensato di insegnarti a cavartela fuori dalla capitale. Vabbè, dai, vediamo. Tutorial di... No, tutorial narrativo, guarda. Cerchiamo di capire cos'è. Esamina i dipinti esposti in questa stanza per scoprire nuovi dettagli sul mondo di Eos e la sua storia. Ok. Fammi un fischio quando vuoi uscire. Ok, intanto cerchiamo di capire... Ok, esamina. Le notti di Eos sono flagellate da una terribile piaga, i Daemon, creature mostruose e crudeli che infestano tutto il mondo. Per quanto ne esistano numerose razze, tutte condividono la stessa brutale aggressività, tanto che persino per i cacciatori più esperti abbattere una di queste bestie è un'impresa disperata. I Daemon vivono nell'oscurità e attendono il calare delle tenebre per uscire dalle loro tane a caccia di prede. La specie più sanguinaria si spingono fino in prossimità delle strade trafficate, rendendo i viaggi notturni estremamente rischiosi. Ok. Negli ultimi anni il numero e la potenza dei Daemon sono aumentati notevolmente per cause sconosciute. Alcuni tuttavia ipotizzano un legame con l'altrettanto inspiegabile allungamento delle ore notturne. La notte... Siamo in Norvegia, dura di più del giorno. Ok, andiamo a vedere qua. Eos è il nome del vasto e lussureggiante mondo che ci circonda. La maggior parte delle terre emerse è controllata dall'impero di Niflheim, che sfrutta la schiacciante potenza del suo esercito per estendere la sua zona di influenza. Obiettivo primario di Niflheim è il regno di Lucis, che resiste agli assalti del bellicoso vicino grazie al dono della magia. I domini della corona comprendono anche le regioni di Leide, Duskae e Kleine. Ma queste province sono di fatto quasi completamente in mano all'impero, vabbè. La leggenda narra che il mondo di Eos sia protetto da 6 siderei,
potenti divinità guardiane che risiedono nel firmamento, tuttavia il cosiddetto male che attanaglia il mondo li ha costretti a un lungo sonno. In loro voce agisce la sciamana, discendente di una stirpe di sacerdotesse che da secoli attingono al potere del pianeta per portare sollievo agli afflitti. Per la sua vocazione caritatevole, la sciamana è rispettata e venerata in tutte le nazioni di Eos. C'è l'ultimo? Esamina. Il regno di Lucis è custode del cristallo, una gemma sacra unica al mondo che pulsa di energia mistica. Se il legittimo re, portatore dell'anello alinastico, dinastico, può convogliare e usare tale magia. I membri della stirpe reale si tramandano di padre in figlio. Il potere della panoplia, la capacità di invocare dal nulla una miriade di armi con cui soggiogare i nemici. Tale abilità può essere estesa anche agli attendenti più fidati del sovrano. Allora, a dispetto di tali straordinari talenti, tuttavia, è l'impero a trovarsi in posizione di netto vantaggio nel conflitto. L'unica risorsa rimasta ai sovrani di Lucis per sconfiggere l'invasione definitiva è offrire il sacrificio dell'anello alla propria energia vitale per mantenere intatta la barriera magica che difende. Allora, io credo che qua abbiamo finito, no? Bene. Ok, ok, perfetto. Quindi andiamo qua. Ok. Sì. E non parla più? Parla? Ah, parla. Puoi uscire dal tutorial narrativo? Sì. Comincia una nuova avventura. Abbandoni la destra. Sì. Ok, vabbè, vai, ciao. Prova che. E basta. Sarò sempre accanto a te. Bravo. Ora vai e fai attenzione. Ok. Questa è la storia di un re destinato a salvare il mondo. Allora. Ah, siamo già dentro? Così. Ma io non ho niente da lanciargli? Gioco cinese, giapponese, che cazzo è? Proprio ok, vediamo. Credo, è Final Fantasy, credo, indietro nel tempo. Credo che sia cinese o giapponese, una cosa del genere. Sono proprio ignorante, della saga Final Fantasy, proprio ignorantissimo. È giunta l'ora stabilita. Graficamente è bello. Ok. Thank you. Your Majesty. Take your leave. Va, che gli dei ti siano benevoli. Right. Well, princes will be princes. So much for royal protocol. Not like you had to deliver a formal address.
La grafica è bella davvero però. What now? I fear I have left too much unsaid. You place a great burden on those who would bear with you. You're one to talk. One to talk. I ask not that you guide my wayward son. Merely that you remain at his side. Indeed, Your Grace. We'll see the prince to Altissia. It's the last thing we see. Yeah, what he said. Hate to break this up. Break this up. Cor's got the motor running. Ah, il figliolo lui. And another thing. Do mind your manners around your charming bride to be. Your Majesty as well. Try to mind yours around our esteemed guests from Niflheim. You have no cause for concern. Nor do you. Take heed. Once you set forth, you cannot turn back. You think I would? I would. I need only know that you are ready to leave home behind. Don't know about you, but I'm ready as I'll ever be. Take care on the long road. Ho capito. Wheresoever you should go, the line of Lucis goes with you. Walk tall, my son. Capitolo 1, la partenza. Il viaggio ha inizio e i suoi tre migliori amici lasciano la capitale in sogna diretti ad Altissia, dove si celebreranno le nozze tra il principe e sua grazia. Ok, va bene. I think we can forget about Hitchin on our way there. Thought people were friendly outside the city. You can only count so far on the kindness of strangers. Siamo rimasti a piedi. I've already pushed myself to the brink of death. Get up, get up. Come on, cars are gonna move itself. Sheesh. I thought the car was supposed to move us. Wouldn't that be nice? Can it? Ready, steady. Push! Oh. Vabbè, graficamente davvero, ragazzi, è fatto bene sul serio, eh. Cioè, io sono il figlio del re, dovrei essere io al volante, no? No, spingere. We let ourselves get carried away. Look, these things happen. Let's just hope this isn't some omen. Gladio, do me a favor. What? Push this thing by yourself. All by myself? You won't even notice if we just let go. Pronto! Don't even think about it! Save some breath for pushing. Ignis, come on, time to switch. Nuh-uh, we just switched back there. And it's my turn. His turn. My hands are killing me. You rather I kill his mind of mine. Easy there, tough guy. Any luck? Only a busy signal. Hold the phone. Is it just me? Or was it so? Sì, vabbè. Way closer. I assure you, the map is correct. The map said Hammerhead was right there. Literally, sì. Next door. Looks that way. On a map of the world. Ma ok, ho capito, ma cioè, per quanto deve andare avanti questa cosa? Ok. Molto scenografico, direi, eh. Però inizio non mi dispiace. Vediamo come si evolve.
Penso di essere uno dei pochi che non ha mai giocato un Final Fantasy, credo. Oh, c'è pure la figa. Quella Madonna. Hello, your highness. Your highness. Congrats on your wedding. On your wedding. Not yet. Che figa. Lady Lunafreya's groom to be here in Hammerhead. Apologies for taking so long. You best save your apologies for Papa. Well, that makes you. Cindy. Sid's grease monkey granddaughter. Roll her in while I'm still young. Didn't your daddy tell you? She's a custom classic. Not some beat up old clunker. Prince Noctis. Yeah. Prince. Like they took your old man and kicked the dignity out of him. What? You got a long way to go, son. And that slack jaw's getting you nowhere fast. She's gonna take a while. Y'all get her in and run along. Io mi bomberei lei in porto una sega. Let's get moving. Right this way. Now, play the waiting game. Never liked that game. Never any good at it either. Mica sono vestito di merda però, eh. Sono il principe ma faccio cacare. Vabbè, che tamarroni sono loro. No, lui è un tamarrissimo proprio. Allora, vabbè, cammina, andiamo da lei e cominciamo a fare... cominciamo a... a provarci. Grazie. Might as well make good use of the extra time. Dove cazzo è il ristorante? Allora, qua c'è la marca. La pompa per fare... Vabbè. Cos'è questo? Che cazzo è questo? I got a feeling our money's no good here, Noct. Bet you Ignis came prepared, though. Let's ask him. Enough for room and board. Compra. Oh, cazzo. A moment, Noct. We've expended the last of our funds on the repairs. Questo è un ristorante. Broken down and flat broke. Adding insult to injury. Old man's in for both after charging us that much. Ah, yeah. Devo chiedere consiglio. She ain't gonna be ready for a while. You need something? Vorrei un prestito. Hate to ask, but could we borrow some cash? Oh, now I get it. This must be what Papa meant when he said he was gonna teach them boys. Che figa, ragazzi! Told me he ought to have y'all take care of some ornery varmints that have been causing a ruckus around here. I'd be happy to pay y'all for your services if you're up to the challenge. How about it? All according to Sid's plan. I say we play along and teach him not to underestimate us. Hai ottenuto 10 PA. Con i punti abilità, puoi ampliare la gamma delle azioni da compiere in battaglia. Il potenziale dell'abilità nel menu, ok. Nella galleria è stata aggiunta la voce schedario. Consulto.
Che gioco è? Vabbè. Benissimo. Ok. Ci ha dato da... Quindi noi dobbiamo andare qua adesso, dormire. Let's hit it. Hurry it up, pronto. There in a jiffy. Che cazzo, non c'è niente qua? Looks like we found our first targets. Ready knocked. Ready knocked. Quando ci sono nemici nelle vicinanze, controlla l'indicatore di pericolo. La velocità di reazione varia a seconda dell'avversario. Ok. Benissimo. È un po', se non mi ricordo male, avevo letto che era un po' free roaming, cioè te puoi andare dove cazzo vuoi fondamentalmente. Ma questi altri ci stanno seguendo, sì. Ah, il vigore, vabbè, mostrato. Mostrato, guarda le opzioni. Ok. Ah, ma vedi, ho varie armi. Gingellotto, spadone a due mani. Il gingellotto, vai, andiamo con il gingellotto. Minchia. Ma lo spadone è lentissimo però. Ok. Forza. Let's get on with it. Where are we headed anyway? Nowhere until we're Pazadum. Then we head for Golden Key. Then after that, we hop a boat, and before you know it, lover boy's hitched. Wait for car repairs, then wedding bells in the air. Got it. Almost there. Almost there. Give it your all. Give it your all. No, non mi piace lo... Ah, ok. No, mi piace più la spada, vi dico la verità. È più veloce. Ok. Benissimo, ce l'abbiamo fatta. Hello? Hey, Cindy. How goes the hunt? Actually, we just finished. That's great. Cuz I got one more hunt for y'all. Only this time it's for a person. Ok. Shack. Oh, got it. We'll take a look.
No. What did Cindy say? He needs us to find some Dave guy. He went missing? Not missing. Said he's holed up in that shack. Yeah. No, qui questi non si possono rompere. No. Ok. Esame. Altri nomi. Sanguihorno, segni particolari, zanero, aggressività nel naturale, note abbattere anche smidollati che infestano la zona. Ok. Ah, ma c'abbiamo anche le armi, le pistole. Oddio, se vi dico che i combattimenti sono un po' casinosi. Ok. Bene. Hey, what about the shack over there? Olio cuore. Not yet. Oh no. Che vuol dire? Proiettati sulla parte. Quando i compagni propongano una strategia, delle strategie, mettile in pratica e ottieni più utili. Quando vedi un indicatore azzurro, puoi raggiungerlo con una proiezione tattica con Y. Come cazzo faccio? Mentre sei appeso, il recupero è utilizzato. Prendi di mira. Non mi ha capito. Ok. Hey, who's out there? Well, and look who's in here. The man of the hour. Dave, right? Been looking for you. Didn't mean to cause you all any trouble. I've been stuck here on account of my sprained ankle. Yeah, something funny about them varmints. I gave them hell to help finish the job. Still one mean mutt about. Y'all don't look much like hunters, but what do you say? Put that pump to rest for me. Sure, we'll do it. For the right price. Y'all got guts, that's for sure. Let me tell you where I last saw him. Phew. For a second, I thought you were gonna forget to ask for cash. Andiamo.
Vabbè, abbastanza. Non è brutto. Il combattimento non è forse dei migliori, ma... Stai per partire a caccia di una bestia terribile. Meglio non rischiare e accamparsi in un rifugio in zona. In questo modo potrete riposare. Sento il livello e una scena. Ok. Va bene, sì, buona idea. The hunters are really out in full force around here. So they're the new Crown's Guard or something? Similar, though technically a civilian outfit. They've definitely seen a lot more action than we have. Is it cool that we rock Guard outfits? He was not to. They made him especially for us. We even got a suite in the Crown's Guard. Your attire identifies you. So well done. Ci accampiamo qua. Ok, accampati. Riposando potete salire di livello in base all'esperienza accumulata in più. I piatti cucinati da Ignis vi daranno la forza. Perfetto. Allora, alleniamoci, aspetta fino al mattino. Accampiamoci. Bella tendina. Scusa, ma quello tutte quelle provviste dove l'ha prese? No, ci sta pure il barbecue. Attenzione. Allora, Ignis usa gli ingredienti a disposizione per preparare la scena. Scopri nuove ricette per ampliare la scelta dei piatti e sfruttare gli effetti benefici. Ok. Beh, è il primo a questo punto. Pane abbrustolito. Pane abbrustolito. Ok. Vediamo. Ah, livello 2. Livello 3. Oh. Bene, terzo livello. Ignis cucina, ok. Bene. Prima di dormire, Prompt vi mostra le foto che ha scattato durante il giorno per scegliere quali conservare con X. Puoi anche condividere sui social network i tuoi scatti preferiti. Vuoi salvare questa foto? Ma sì, dai. La figa salviamo. Vabbè, salviamo anche questa. Perfect timing. Ok, basta. Puoi salvare i progressi di gioco manualmente dal menu, ok. Tranne quando ti trovi nella foga della battaglia. Vabbè, chiaramente. Se hai bisogno di consigli pratici e vuoi scoprire nuovi lati del mondo di EOS, ok. Quindi... Ok. All things considered, I'd say she turned out okay. Like any girl, you just need to treat her right. Treat her wrong and sit. Sleeping out under the stars tonight. Ah, questo l'abbiamo già fatto. Ah, ok. Vai. Ok, va bene, perfetto. Ah,
Peaceful out here. Dark and quiet reveals so much hidden by loud city lights. That's all well and good, but I'm more concerned about the things. Vabbè, dai, andiamo, ragazzi. Definitely no place for a moonlight stroll. But it's not all bad. Yeah, I kind of like it. Ma cazzo, why not? Because you're a prince? What? Princes can't enjoy the outdoors? Si può andare? Ok. Non possiamo prendere auto, no? Non ce n'è. Spostarsi così, vabbè. No, guarda come corre. Sometimes I wonder if we'll ever sit inside that beautiful car again. Sitting most of the day was pretty nice. Napping was even better. That's a dual horn? Yes, but not your run of the mill breed. We must make quick work of it. Wait a sec. What? Scared, big guy? You ought to be too. Thing's vicious. You sure? Looks tame to me. Yeah. Look out! Nice one. It's not over yet. Ready for round two. Questa è quella che fa più male di tutti, ma è lentissima. Ok. Okay. Benissimo. Oh, è sparito. E ora a piedi dobbiamo... Non c'è verso tornarci per la mappa, no? Cioè, se io adesso dico di tornare qua... Non c'è verso. Vabbè, andiamo. No, no, stai fermo te con la spada. I couldn't even keep one. Put me in the driver's seat. Good. Cuz I need the leg room in back. Look where you're going. Didn't mean to do that.
Oh. Finito l'energia nella mano, vabbè. Ok. Allora, si vede... Allora, è un gioco ben fatto, oggettivamente, magari si vede che non è proprio del 2024, dell'ultima ultimissima generazione, però è comunque è fatto bene, graficamente. Come gameplay potrebbe venire a noia, secondo me. Credo, dico la verità. Oh. Allora. Secondo me come gameplay potrebbe... Potrebbe rischiare di venire a noia. Ah, non l'ho detto, ma lo ricordo, ma siamo su Xbox Series X, ma tanto ormai chi segue il canale sa che quando trovate dei giochi che non sono di auto, quindi di simulazione, e non siamo ovviamente su PC, ma siamo su Xbox Series X, non c'è verso sbagliarsi, Quindi solo la simulazione è fatta a PC, il resto è Xbox Series X. E poi la simulazione è la cosa principale, questi sono più passatempi che faccio, vi dico la verità, più... È un passatempo anche la simulazione, però dico, la faccio un po' più costantemente, questo un po' meno. Che cosa c'è qua? Raccogli. Medaglia commemorativa. No, io voglio la macchina. Oi, guarda bella, ce l'ho rifatta. Ok. She's almost too pretty for the road. She's back. We should all get a picture with her. Questo è lo stalker che fa foto ovunque. È proprio una giapponesata, sì, questa cosa, mamma mia. Sì. We're a little busy. How could you say no to Cindy? Thought you'd say yes. So I already put it in the trunk. There should be a motel on your way to Gaul. If y'all wouldn't mind giving that to the owner, that'd be swell. Grandpa like grandkid. Vabbè, non potevo dire di no. Ready for the road? Would you care to take her for a little test drive, Noct? Sure. Why not? And I needn't remind you to exercise caution. Perché parlano con le braccia incrociate? Time to go. All right. All right. Wow. Bello sto sistema di caprioleggiare la macchina. Allora. Ma non c'è verso cambiare. Cambia traccia, c'è. I'll miss it once this road trip's over with. Perché? No, ragazzi.
I'm sure Cindy will be glad to look after your car. Oh, right. So, that's what this is about. If you need, I could always lend you the regalia. Whoa! Thanks for the offer, but once we're back in the Crown City, I think I better score my own wheels. Sì, ma dove cazzo stiamo andando? Ah, non posso andare fuori? No, che culata. L'inversione è bellissima. Non posso andare fuori. Ma scusa, Navigatore. Missione. Everything in order. Yep. All right. All right. Ah. Oh, ok, non trovavo. No. Strano. Grafia un po' particolare. My apologies. Ha frenato tutto, andai tutti in avanti. Ok. Mi fa vedere un'inversione com'è. Ah, così. Ok. Molto scriptata la cosa, dai. Ah già, c'ho anche il serbatoio della benza, da tenere d'occhio. Però alla fine, per il momento vi dico che, cazzo, consuma quanto un cammello sta macchina, eh? E non è orribilissimo. Ripeto, io non me ne intendo minimamente di questi giochi di Final Fantasy, però. What do you say we pull over for a minute? Yeah, my throat's bone dry. Sounds like grounds for a pit stop. Sounds like a waste of time and money. Bellissimo este portiere. You all came all the way out here to deliver the goods. Thank you kindly. We'll take it out of the trunk, so you all just sit tight. Umbra. Bringing us stuff. Atta boy. A dog can really track a scent. Certainly knows how to find us. How do you always know, boy? Just a sec. Nice flower. It's the same kind we sowed our crowns from. Oh yeah. Oh yeah. So blossoms. So. I have a favor to ask. Take the notebook with you when you go. Sure. That's not all. I want you to put something in the book and send it back.
Che risposta scrivi? Boh, non lo so. All set. All set. Take care out there. Care out there. I know. I know. You're not gonna tell me. Then tell don't me. Ask. What was that about? What was that about? Ok. Allora va bene. Ma io voglio salvarlo adesso. Ok, vado su salva. Come si fa? Vuoi salvare qui i progressi di gioco? No, qua Corriere Regale. Sì, credo l'abbia salvato. Allora, io direi che 17:48. Penso di sì. Allora, ragazzi, io direi che ci fermiamo qui per il momento. Non mi dispiace, dico la verità. Per adesso è un po' particolare. Vediamo, ci potrebbe impegnare altro tempo. Non so, ora vediamo se poi ci piglia parecchio e lo facciamo, oppure vediamo un attimino. Comunque, per ora non mi dispiace. Io, come sempre, spero che il video vi sia piaciuto, anche se non è prettamente inerente alla simulazione. Se è così, mettete un bel pollicione in su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, e ci vediamo al prossimo video, sempre qua sul canale. È stato un piacere, come sempre. Ciao belli!